Oggi una proposta di legge vorrebbe punire con il carcere chi nega l'esistenza della Shoah. Secondo lei è giusto? Oppure una teoria storiografica deve rimanere ed essere combattuta solo nel campo che gli è proprio, ossia quello scientifico e culturale? Sì, io credo che dovrebbe essere condannata solo nel campo scientifico e culturale. Naturalmente il negazionismo deve essere condannato apertamente. Bisogna, quando si chiarisce che una teoria è falsa, bisogna dirlo con molta chiarezza. E però io non credo che debba essere punita con la prigione. Penso che nessuna idea debba essere punita con la prigione. Lei fu arrestato nel 1935, all'età, se non sbaglio, di 25 anni. Sì, 24. Che cosa vi spingeva in quel tempo, quando ancora non c'erano le leggi razziali e non si parlava neanche di guerra, se non, quantomeno non di guerra mondiale? Il fascismo era già una manifestazione aggressiva verso l'esterno. Il fascismo non era un regime di coesistenza pacifica internazionale, si caratterizzava con idee di autoritarismo e di divieto di posizioni critiche e poi aveva già un'esperienza di coloniale. Io ricordo proprio come che uno dei punti per me chiave all'inizio, io avevo circa 20 anni, e fu la rivolta dei Senussi in Cirenaica. I Senussi era una categoria di arabi particolarmente sensibile contro l'occupazione italiana della Cirenaica, Bengasi, eccetera. I Senussi si batterono contro l'Italia. Mussolini li fece perseguire da Graziani, che era allora colonnello, e che fece impiccare il capo dei Senussi, che era Omar el-Mukhtar, era un uomo di più di 70 anni, era il capo dei Senussi, lo fece impiccare a Bengasi davanti a tutti come esempio di forza dell'Italia sulla Cirenaica. Quell'episodio lì mi rimase, all'età di 20 anni, mi rimase fortemente segnato nella mente come un esempio di barbarie. È vero, la barbarie era nell'ammazzare il capo dei Senussi, ma la barbarie era soprattutto nell'impiccarlo in pubblico per impedire che la ribellione si estendesse. Questa cosa ebbe su di me un'influenza fortissima. Era un piccolo episodio questo, perché nei confronti poi di quello che è stata la guerra e tutto quello che segue non c'è confronto, era una piccola cosa, ma essa ebbe su di me un'influenza profonda di una barbarie che bisognava combattere. E cominciò così il mio antifascismo. E io vorrei dire che c'erano anche delle ragioni familiari, no? Nella mia famiglia vi erano stati degli episodi, intanto vi era stata una grande sofferenza per la Prima Guerra Mondiale, che era una guerra terribile di violenza e che in me mi colpì molto da bambino come una paura. Io vissi tutta la Prima Guerra Mondiale da bambino pensando all'orrore della guerra, e quando arrivava dentro la mia famiglia in vario modo, con la morte di giovani al fronte o con altre dolorose vicende. E questa esperienza della guerra fu per me molto forte. Essa allora ero vissuto come paura, ero un bambino, ma appena fu un po' più grande compresi che non serviva a niente essere paurosi. L'importante è che bisognava combattere quello che c'era dietro questa guerra, che era la volontà di dominare gli altri. Il fascismo mi si presentò sempre come una volontà di una volontà, se vogliamo,
a suo modo democratica, nel senso che seguiva la volontà, una volontà popolare, ma si rivolgeva a schiacciare gli altri. Questa cosa mi sembrò inaccettabile fin da giovane ed è quindi il mio antifascismo fu una cosa quasi spontanea, non fu provocato da nessuno, non ebbe nessun maestro. Lei è stato tra i principali artefici della lotta di resistenza contro il fascismo, che aveva come obiettivo quello di avere un paese unito, libero, pacificato. Era però questa una lotta armata. Secondo lei, quindi, la pace è più un fine a cui si deve tendere o è, come poi accadde con Gandhi, anche un mezzo di lotta politica? Beh, io credo che sia un mezzo estremo di lotta. Se è possibile, bisogna combattere l'avversario con metodi pacifici. Se io voglio costruire un mondo pacifico, devo cercare di costruirlo con metodi pacifici. Questo è una cosa, diciamo così, presente in ognuno di noi. Però lo stato di guerra certe volte c'è come imposto. Noi l'abbiamo vissuto come un'imposizione. Se lei tiene conto che la resistenza è nata dalla guerra, la guerra è venuta prima della resistenza e noi abbiamo avuto, l'Italia è entrata in guerra per conto suo, per l'alleanza con i tedeschi, e quello che noi abbiamo vissuto in quegli anni non era uno stato di guerra da noi voluto, era uno stato di guerra che c'era in qualche modo imposto. Io ho sempre vissuto la guerra come una cosa che era inevitabile, nel senso che o la facevo io o la facevano loro, non c'era via di mezzo. E credo che questo vale per tutto. Io non credo a un pacifismo assoluto, cioè nel senso che sia possibile evitare qualunque forma di violenza. Penso che bisogna richiudere la violenza nei mezzi estremi e valutare tutte le possibilità che vi sono di non ricorrere alla violenza. Se non vi è nessuna possibilità, bisogna per forza di cose. Io poi ho fatto molte volte questa esperienza con dei pacifisti. A ogni pacifista, anche il più convinto, io chiedo poi, ma tu, se vedessi maltrattare un bambino, cosa faresti? Cioè, a questo punto nessuno dei pacifisti direbbe io starei fermo. Tutti dicono che interverrei anche con la violenza per impedire che ci sia una violenza contro un bambino. Ecco, queste cose sono naturali e secondo me però forse io mi permetterei di dire qualcosa di più. Vorrei dire che in fondo i pacifisti dovrebbero cambiare anche nome. Io credo che quando uno dice io sono pacifista vuol dire io sono una persona per bene, va bene, ma quello che conta è la lotta contro la violenza. E la lotta contro la violenza non è soltanto nella guerra, è anche in mille vicende della vita quotidiana, del lavoro, della famiglia. Ci sono mille situazioni in cui c'è una violenza. La lotta contro la violenza dovrebbe essere un fenomeno generale, non limitato solo alle guerre. E uno dovrebbe considerarsi come un uomo impegnato nella lotta contro la violenza in tutte le sue forme e non soltanto nella forma estrema della guerra. La guerra è uno dei casi estremi a cui non si può sfuggire.